rivisto, leggete rivisto. Gentili telespettatori, buonasera. Immagini terribili quelle che abbiamo appena visto e che ci ricordano il disastro della Aven. Stasera all'Irriverente abbiamo il piacere di avere ospite, di avere, oltre che il piacere, l'onore di avere ospite, il comandante dei piloti di Genova, il comandante Giancarlo Cerruti. È stato lui uno dei primi ad arrivare sotto la nave che poi esplose, che poi affondò e portò in salvo numerose vite. Altre purtroppo, comandante compreso, perirono in quel disastro che rischiò di diventare veramente un disastro per tutto il Mediterraneo. Grazie comandante per aver accettato il nostro invito. Le ripeto, è un onore avere qui con noi una medaglia d'oro al valore della Marina, una medaglia d'oro e una medaglia d'argento pochi anni prima. E siamo qui per ricordare questo fatto che ancora oggi fa caponare la pelle al solo pensiero. Ecco, cosa ricorda del primo May Day che è giunto in porto a Genova, lei comandante, pilota, partire verso quella nave che non sapevate nemmeno quanti equipaggio avesse e chi fosse a bordo? Ecco, viene una certa emozione a pensare e commozione a pensare a quel momento. Guardi, dottor Lacorte, a distanza di 23 anni le posso dire che ogni minuto di quella giornata ce l'ho sempre nella testa, perché è stata veramente una cosa terribile, terribile, tragica, tragica. E se lei mi chiedesse minuto per minuto quello che è successo, glielo potrei proprio dire, perché non si possono dimenticare questi momenti. Io le posso dire che verso le 12.35 quel giorno ero di servizio al porto petrolio di Multedo, dove scaricano e caricano le petroliere. Ho captato con lo VHF un Mayday da parte di una nave. Ho chiesto il nome della nave, e il comandante mi ha detto: "The ship is Aven, la nave è l'Aven, I have fire on board", ho fuoco a bordo, help, help. Sono precipitato col timoniere sulla pilotina, ho avvisato il porto petroli, la capitaneria di porto di quello che stava succedendo, che però non sapevo ancora la gravità di quello che stava succedendo, e mi sono precipitato con la pilotina verso la nave, che la nave non era proprio vicina al porto petroli, era davanti a Voltri, nella zona M. Quanto ci hai impiegato dal porto? Circa 15 minuti. 15 minuti. Quanti eravate a bordo della pilotina? Io il timoniere della pilotina. Io il timoniere della pilotina. Quando siamo arrivati sotto bordo abbiamo visto che c'era un incendio spaventoso sulle cisterne di prora, dei piccoli focolai di incendio sotto il ponte di comando, e apparentemente la parte centrale della nave era indenne dal fuoco, però le lingue di fuoco sprigionatesi dalle cisterne di prora passavano sopra al centro nave, perché c'era tramontana e portava il fuoco anche al centro della nave. Abbiamo fatto tutto il giro della nave. Senza il collegamento vedere. C'era tra voi e la nave? Io stavo parlando in continuazione col comandante della nave, il quale mi chiedeva l'invio di elicotteri per evacuare l'equipaggio. Però, anche se avessimo avuto degli elicotteri, e ne avevamo pochi quel giorno, e poi spiegherò perché, gli elicotteri non avrebbero più potuto operare in overing sulla nave, perché ormai l'incendio era troppo forte. E far operare elicotteri in overing sulla nave significava far bruciare anche gli elicotteri. Quanti componenti l'equipaggio? Quante persone erano a bordo del comandante? C'ho in circa un 33-34 persone.
Di cui lei quante riuscì a metterne in salvo? 18. Rischiando la vita? 18. 18, 18 cioè, persone. Lei non è come il comandante Schettino? No, e neppure lo era il comandante no, no, della, mi del comandante, dell'Aven. Non mi parli del comandante Schettino. Perché, noi marittimi, noi ex comandanti, sentire quelle cose lì che riguardano la Costa Concordia, ci vergogniamo a sentirle, proprio ci vergogniamo a sentirle. Vorremmo non sentire che non fosse successo quello che è successo sulla Costa Concordia. Non parliamone allora, non parliamo torniamo a questi momenti sì. difficili, a questi momenti di trepidazione, non solo esatto. per lei ma anche per i suoi colleghi ma... che poi da Genova, cioè dal porto di Genova, arrivarono comunque sì. sulla nave sì. in fiamme. E difatti mentre parlavo con il comandante che l'ho consigliato di ammainare le lance di salvataggio per evacuare il personale di bordo. Quel momento io ero sulla dritta della nave, sulla destra della nave a prora, che stavamo facendo girare per vedere se c'era appunto del personale in mare. La petroliera è scoppiata, proprio scoppiata con un'esplosione orizzontale, non verticale. E abbiamo avuto l'impressione che si fosse spaccata in due, mentre invece si era spaccata in chiglia, ma la coperta resisteva. La nave si era insellata, proprio insellata così. E da quel momento è cominciato a uscire prodotto in fiamme e ha avvolto tutta la nave. Fortunatamente non ha avvolto la poppa della nave, da dove si sono buttati in mare tutti l'equipaggio. E ne abbiamo recuperati subito 18 vicino al fuoco, al crudo che prendeva fuoco. Cioè sembrava quasi che l'incendio inseguisse esatto, i naufraghi esatto. che cercavano la salvezza esatto, sulla esatto, vostra pilotina. Esatto, esatto. Difatti, cioè, lei ha rischiato veramente la vita in quel momento. Noi abbiamo rischiato la vita soprattutto con l'esplosione perché non avevate preventivato il fatto che la nave potesse esplodere, cioè il fuoco era al limite controllabile, l'esplosione no. No, controllabile ormai non era non possibile era. Niente. No. Difatti no, perché si è sentito anche dire da più parti in questi anni, potevano spegnere l'incendio, una castroneria sappiamo sì. che è perché lei me l'ha spiegato prima, però spieghiamolo un po' ai telespettatori che molti penseranno anche, perché non l'ha spento. Anche ammesso che si potesse spegnere, e questo non era possibile perché poi potrete vedere dai filmati, il rogo poteva come dimensione poteva essere uguale a tre campi di calcio, per una larghezza ancora più di del campo di calcio, terrificante. E non si sarebbe potuto spegnere, con tutti i mezzi di questo mondo non si sarebbe. Però anche ammesso che fossero riusciti a spegnere, perché noi lì non c'entravamo più, lì c'entravano i vigili del fuoco, i rimorchiatori, ammesso che l'avessero spento e riuscissero a spegnerlo, e tutto quel prodotto dove andava a finire? Ce lo trovavamo tutto nelle spiagge. Fortuna ha voluto che ci fosse una combinazione di temperatura esterna, di umidità relativa e di un calore del greggio, che il greggio ha preso fuoco. E perciò tanto greggio che ha preso fuoco non è venuto a finire sulle nostre spiagge. Ecco, però se, in quel periodo, in quei giorni, comunque le spiagge del Ponente Ligure, esatto. parliamo di dal Benga sino a Sanremo, a 20 miglia, spiaggiò non poco catrame. Sì, sì. Difatti, lei ha sostenuto in questi anni che però non era il catrame il greggio uscito dall'Aven. Gli analisti, i chimici hanno sostenuto che buona parte del greggio che ha invaso sì. la riviera di Ponente, soprattutto dell'estremo Ponente, fosse il greggio che è uscito dall'Agip Abruzzo, che era stata speronata la sera prima dell'incidente dell'Aven dal Moby Prince. A Livorno, la sera prima. Pertanto una concatenazione di eventi che non diede la possibilità proprio di intervenire su Genova in quel momento. Anche perché mi diceva lei, prima all'inizio della trasmissione, che gli elicotteri potevano arrivare dalla base della Marina di Luni, ma in quell'occasione erano già tutti impegnati su Livorno. Però la tragedia è stata in mano e poteva avere ancora conseguenze più grosse. Esatto. Il comandante però non si salvò, non abbandonò la nave. Il comandante, mentre parlava con me, nell'istante che la nave è scoppiata, non l'ho più sentito. Probabilmente è morto, perché la nave è scoppiata non solo a prora, è scoppiata tutta la nave è scoppiata, compreso il ponte di comando e tutto. Proprio è stato un incendio, qualcosa di spaventoso, e ha preso tutta la nave. Questo scoppio ha preso tutta la nave
E il comandante non l'ho più sentito, non l'ho più sentito, perché è morto in quel momento. E molti si chiedono, me lo sono chiesto anch'io per tanto tempo, adesso non è che voglio fare il sapientone, perché lei mi ha spiegato come stanno realmente le cose. Ecco, poi tutte quelle imbarcazioni, tutti quei rimorchiatori che accerchiarono la Haven, cominciarono a spruzzare per usare un termine sì, certamente un po' così alla Carlona, a spruzzare del liquido. Tutti pensavamo che fosse acqua, cioè come fa a spegnere il fuoco? In mare c'è già tanta acqua, come mai? Invece è un liquido particolare che serve per arginare, se ho capito bene. No. Guardi, fortunatamente la teoria di usare i liquidi per pulire il mare è terminata, perché abbiamo fatto tanto di quel danno usando dei prodotti per fare apparire il mare pulito, che ci hanno dato tanto di quel danno sul fondo del mare. Perché si usavano prodotti, si stendevano sul mare, il petrolio cadeva in profondità, però poi si spargeva sul fondo del mare e faceva morire tutto. Invece adesso quei liquidi lì non si usano più. Vengono usati solo dei mezzi che assorbono questo prodotto, lo lavorano, lo separano dall'acqua e in cisterne grosse, buttano dentro le cisterne grosse il liquido, il greggio, separato dall'acqua. Però il compito dei rimorchiatori che si vedono intorno alla nave così era quello, con le spingarde ad alta pressione, di ributtare il greggio che usciva dalla nave dentro la nave per continuare a fargli prendere fuoco, in modo da averne poco greggio che andasse a finire sulle spiagge. Ecco, era quello il motivo dei rimorchiatori. Lei ha salvato queste vite, lei è stato insignito di una grande e meritata onorificenza. Lei non ha però accettato quello che la legge prevedeva per lei, cioè una ricompensa per chi riesce a mettere in salvo l'equipaggio di una nave, che riesce ad intervenire su un qualsiasi natante in difficoltà, e in questo caso incendiato. Sì. Ecco, perché ha quel rifiuto? Perché ad un premio in denaro anche consistente. Sì, perché io dico che se una persona riesce a salvare uno yacht, una nave, qualsiasi mezzo, ha diritto, secondo il codice della navigazione, a un risarcimento che poi dividerà con i colleghi, è già successo a Genova e in altri porti. Ma ricevere una ricompensa per aver salvato delle vite umane mi sembra una cosa obbrobriosa, e io ho rifiutato perché ho detto non è giusto. Io ho salvato delle vite umane, c'era la soddisfazione mia personale, la soddisfazione di aver visto questi povera gente ritornare a casa, e basta. Questa è stata la mia soddisfazione e il regalo più bello. Da giornalista e da ligure le dico che sono commosso e onorato veramente della sua presenza, anche perché da questo disastro, sembra quasi assurdo, ma se la regia può farci vedere le immagini, grazie al diving di Arenzano abbiamo alcune immagini da farvi vedere di cosa c'è oggi sotto ed intorno alla Haven. Se la regia è in grado di mandarci qualche immagine. Ecco, queste sono le immagini che sono state girate dai sub del diving di Arenzano, che ci permettono appunto di farvi vedere cosa oggi c'è intorno al relitto della Haven. Guardate, c'è una particolarità, un'intensità di colori che è qualcosa di fantastica. Lei recentemente comandante è stato, no? Sì, la primavera scorsa sono stato sulla Haven a 50 metri, non 80 metri, perché ormai ho un'età che a 80 metri non ci posso andare. No, anche sotto, 80 no? metri lei. Ecco. No. Ed è stato bellissimo perché è stata una giornata di acqua limpida, proprio cominciava già a formarsi anche la vegetazione che si forma per l'estate, perché durante l'estate si forma una vegetazione che sembra di essere ai tropici, veramente certo, bella. Il paradiso dei subacquei ormai esatto. E abbiamo avuto la soddisfazione più unica che rara di vedere uno sciame di tonni sui 20-25 kg andare incontro a uno sciame di acciughe che facevano il pallone per difendersi dai tonni. È stata una cosa bellissima, oltre essere stato sulla Haven dopo tanti anni. Ecco, però il pensiero di quello che lei, mentre era sotto, il pensiero di quello che aveva visto in superficie non si è mai cancellato. Sì, no, non mi si è mai cancellato nella mia mente, soprattutto di notte,
quei tre ragazzi che chiedevano help pilot, e per loro tre non ho potuto fare niente, perché a 5 metri, 4 metri dalla pilotina li ho visti bruciare come tre fiammiferi. Proprio quella è una cosa che ho sognato per tante notti, me li sognavo. E quando sono andato sulla Aven ho pensato a loro, Comandante, io non voglio farle pugnalare alla schiena in questo momento, però mi è d'obbligo farle un'altra domanda. Il disastro nel porto di Genova, il recente disastro della torre di controllo, sì, abbattuta da una nave in manovra, sì, ecco, come reagisce? Io so che lei sta preparando una memoria, sì, difensiva nei confronti di quel ragazzo che era il pilota in quel pilota momento. Ecco, si poteva evitare questo disastro, cioè questa torre sembra quasi di cartapesta da quelle immagini che abbiamo visto. Guardi, col senno di poi si può evitare tutto, col senno di poi. Però le posso assicurare che, come tanti sostengono, al contrario di quelli che sostengono che la nave aveva una velocità troppo elevata per manovrare in porto, noi abbiamo visto con i dati del passaggio al taglio della Canzio fino allo scontro con la torretta, la nave aveva una velocità di 3 nodi scarsi, così che è quello consentito in porto a Genova. Probabilmente, ma lì dovrà venire fuori dall'inchiesta, anche se noi lo pensiamo, ne siamo convinti, ma non possiamo azzardarci a un'ipotesi così, a dire questa è la verità. No, bisogna aspettare l'inchiesta, che finisca l'inchiesta. Probabilmente la macchina non è partita, il motore della nave, quando il pilota e il comandante è andato avanti per poterla fermare, probabilmente non è partita. Questa è la nostra supposizione, che poi dalla televisione si vede la nave che sembra che sia un offshore, tanto cammina, probabilmente sono le immagini della televisione accelerate che la fanno, perché è impossibile che una nave di quel pescaggio lì cammini, vada con una velocità così forte, impossibile. Comandante, lei è uno degli uomini che ha avuto più esperienze, più ha vissuto nel bacino portuale di Genova, e gli interventi di rimorchio delle navi e di pilotaggio all'interno del bacino portuale, insomma, ne ha vista iosa. Sì. Ecco, quale, secondo lei, ma io faccio una domanda che non voglio metterla in imbarazzo, però no. Quella torretta messa in quella posizione, cioè non nessuno ha mai pensato che magari poteva succedere l'incidente come è successo, che una nave che picchia contro un molo può anche non fare danni e invece colpire un qualche cosa di questa altezza invece li possa fare? Ecco, non sono un tecnico, le ho posto una domanda magari in maniera un po' contorta. Però insomma, prende a tutti, no, un po' la commozione, sì, pensando, sì, a quei momenti, sì, no? Prima l'Aven e poi la torretta, insomma ci sono, sì, stati dei morti, troppi morti. Ma le dirò che la torretta vecchia, la torretta che è ancora tuttora su in piedi, che è stata bombardata in tempo di guerra, durante il bombardamento di Genova, è stata danneggiata, poi è stata in parte rifatta, ampliata. Non è sul bordo del mare, è dentro. Quella vecchia. Davanti alla torre vecchia c'è il porticciolo delle pilotine. Perciò se una nave avesse sbagliato manovra, non fosse partita la macchina avanti o indietro, urtava contro prima l'ormeggio delle pilotine. Non avrebbe toccato. Questa l'hanno fatta proprio a filo del mare. Cioè, lei si ricorda quando l'hanno costruita questa torretta? Sì, io ho lavorato ancora 3 anni in quella torretta lì, e io non mi intendo di costruzioni civili, di terra, però la nostra non so come definirla, il vedere costruire questa torretta in pochissimo tempo e vedere arrivare pezzi prefabbricati da Brescia con i semirimorchi e metterla su come tanti Lego dei bambini ci lasciava un po' perplessi, ma la nostra perplessità era dovuta a gente che non se ne capisce niente di queste cose di costruzione. Non so però se... Le manovre che facevate in porto potevano portarvi a calcolare che qualcosa poteva anche succedere. Difatti, poi le dirò che l'incidente del Giolinero non è stato il primo, ce n'è stato un altro prima. Fortunatamente con una nave piccola, che quando doveva accostare a sinistra, non ha accostato a sinistra, ha fatto avaria al timone, è andata a ficchiare proprio dentro ed è entrata nella cabina di un pilota. Fortunatamente non c'era nessuno che dormiva in quel momento.
si è ritirata indietro, rotti la cabina, i muri e tutto, però un incidente c'era già stato. Sì, i primi rilievi che sono stati fatti, no, sulla nave, hanno dato praticamente, hanno messo in luce dei graffi, sì, rispetto al disastro che è avvenuto. Difatti, questo impatto è avvenuto in maniera esageratamente forte, o l'impatto è stato leggero e la torre non aveva la consistenza che avrebbe dovuto avere? Questo bisogna aspettare che sia conclusa l'inchiesta. Io le posso dire una cosa, che la nave non ha picchiato direttamente perpendicolarmente alla torre, l'ha strisciata, ha preso prima la palazzina di 3 piani, dove c'eravamo la cucina, gli uffici, gli alloggi, poi ha preso la torre e poi l'altra palazzina, strisciando e ha buttato giù tutto. La nave era una nave molto pesante, non tanto grossa, perché ormai 250 metri in Porta Genova sono una cosa, è una lunghezza normale, ma però pescava molto. Cioè era una manovra di routine. Sì, una manovra di routine che ognuno di noi che ha lavorato in Porta Genova come pilota per 29-30 anni, come ho lavorato io, avremmo fatto centinaia, per non dire migliaia di volte, soprattutto di notte, perché di giorno si fa un'altra manovra, ma di notte invece si fa, dato che c'è molto più spazio in avamporto, si fa quella manovra lì. Di giorno invece si fa un'altra manovra, si esce con la prua, e se invece lì si deve uscire con la poppa. Però si fa di notte si fa quella manovra lì per sicurezza, perché c'è poco spazio, e di giorno si vede bene, di notte si vede poco. Se lei dovesse intervenire sul porto di Genova oggi, avesse la bacchetta magica, per evitare ulteriori incidenti, che cosa farebbe, come interverrebbe? Difatti c'è una polemica, ci sono tante proposte, anche di spostare la diga più in fuori. Demolire questa diga che c'è adesso e farne un 300-400 metri più fuori, però sono di quei lavori mega, mega galattici che tutto ci vogliono. In tempo di crisi. Tempo di crisi. Beh, ma hanno declassato recentemente, hanno declassato l'aeroporto di Genova, e direi rischiamo anche di vedere declassato il porto di Genova se non si interviene. Ma no, guardi, quello penso di no, perché guardi che sono stati fatti tanti lavori adesso ultimamente. Guardi che con l'amministrazione di Merlo sono stati fatti dei lavori veramente efficienti, la calata Betolo, il pontile Libia, no, sono stati fatti dei lavori che, se poi riescono ad fare un terzo o un quarto a Prodo, a Voltri, se riescono a vincere le resistenze delle varie associazioni che si oppongono, se riuscissero a fare un'altra Prodo a Voltri, no, Genova sarebbe. L'ideale sarebbe poter spostare la diga, ma è facile dirlo, è difficile farlo. Facciamo ancora un passaggio prima di chiudere all'Isola del Giglio. La Concordia è ancora incagliata, è ancora davanti all'isola, e ci viene spontaneo, lei che non è stato solo comandante dei piloti, ma prima di essere comandante dei piloti lei è stato comandante di navi. Ma le premetto che io non sono stato comandante dei piloti, comandante pilota. Comandante pilota, d'accordo, non di tutti i piloti, tutto, però lei è il pilota per antonomasia, sì, perché è colui che a Genova, in Liguria e nel mondo ricordano tutti come quello che per primo è intervenuto su quel grave disastro che è stata la Haven, che per primo è riuscito a issare a bordo i naufraghi che sarebbero, se no, bruciati vivi, è assurdo pensarlo, però sarebbero bruciati vivi in mezzo al mare. Ecco, quando lei ha sentito e ha visto quello che è accaduto all'isola del Giglio, penso che da ligure, da uomo di mare che ha vissuto anche in terra, no? Nel vedere quella nave che ha fatto l'inchino, però anche noi ne abbiamo viste parecchie passare vicino a Cervo, ad esempio, ci sono stati diversi comandanti, Alassio, Noli, Voltri, la stessa Arenzano. Cioè, fare il benedetto inchino, che poi non è altro che il passaggio della nave, è solitamente il luogo dove la nave passa più vicina, perché il comandante è di quel luogo, non so, è solo una sorta di saluto al paese dove è nato. Esatto. Ecco, ma Schettino non è nato al Giglio. Che cavolo ha fatto questo qua? Cioè, lei come lo giudica questo personaggio? Guardi, io le dico solo questo. Io sono passato 2 volte davanti ad Alassio e per 2 volte ho fatto l'inchino. Ma non sono passato a dire. Poi non è che l'inchino sia il manovrare, esatto, la nave, esatto. È passare. Ma non è che sono passato a 10 metri dal molo di Alassio. Sono passato a una distanza che sotto la chiglia avevo 50 metri d'acqua.
Pertanto un po' di miglia a largo. Sì, 1,5 miglia a largo, minimo. Lì hanno fatto un grosso errore, proprio, non dico la parola che usiamo noi, ma proprio... E lo dica. Una cazzata. Schettino ha fatto una cazzata che però è costata carissima. Una cazzata che è costata 32 morti. Ma quello è un errore che una persona umana può fare. Quello che noi ex comandanti, tutto, non perdoniamo a comandante Schettino, anche se lui cerca di giustificarsi in tutte le maniere, di aver abbandonato la nave con il personale ancora a bordo. Quella è una cosa gravissima, che nessuno mai gli perdonerà. E penso che anche la giustizia non potranno perdonargli questo. Potranno forse perdonargli di essere passato sugli scogli. Ha fatto un errore. Grosso, grossissimo, imperdonabile, ma quello di abbandonare la nave con la persona ancora a bordo, no, da parte di un comandante. Guardi, sto scrivendo un articolo sull'Andrea Doria. Il comandante Calamai è sceso in mare per ultimo, quando ormai la nave stava già per rovesciarsi, ed è sceso perché ha ricevuto l'ordine da parte del ministro della Marina Mercantile, se no rimaneva a bordo, cosa che non approvo io. Scendi per ultimo, ma non devi rimanere a bordo di una nave a morire. Non siamo in tempo di guerra, che c'era un pochino l'onore della patria. Lì, no? Che poi tra l'altro il comandante Calamai non aveva nessuna colpa, è venuto fuori che la colpa era dello Stockholm, dell'ufficiale che era a bordo dello Stockholm. Ne parleremo magari in un'altra trasmissione. Sì, sì, sì. Grazie veramente, abbiamo avuto, e lei ci ha dato l'onore di essere qui con noi stasera. Per me è un onore, è un piacere. Lei veramente è un italiano con la I maiuscola, e la ringraziamo veramente. Grazie anche a voi telespettatori, e vi do appuntamento a mercoledì prossimo con una nuova puntata dell'Irriverente. Buonasera a tutti. Rivisto, leggete Rivisto. Oh!